ammesso l'omicidio del trentenne bolognese, nuovo compagno della sua ex. Si tratta del panettiere albanese residente a Rimini, già in carcere a Como, per l'omicidio dell'ex moglie di fronte agli inquirenti comaschi. Ha ammesso anche il secondo omicidio. 15 giorni dedicati al tema del lavoro e quanto propongono a Bergamo e provincia le ACLI in occasione della festa del 1° maggio. Si inizia lunedì 28 aprile al Circolo ACLI di Nembro con un incontro pubblico al quale è previsto l'intervento dell'imprenditore Pierino Persico. Il 1° maggio manifestazione a Bergamo assieme ai sindacati. Due rapinatori di 56 e 62 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Grumello del Monte. Sono ritenuti responsabili di un incendio in un magazzino dell'area industriale di Grumello stesso. Avrebbero agito su commissione. È tutto pronto a Bergamo per la nuova edizione del SOAP Box Rally. Si tratta della corsa riservata alle macchine in legno, realizzate in maniera artigianale dagli appassionati di questa singolare disciplina. Domenica pomeriggio i prototipi scenderanno lungo il Viale delle Mura in Città Alta. $50.000 occultati tra fogli di carta speciale, quanto ritrovato all'aeroporto di Malpensa dalla Guardia di Finanza. Il denaro proveniente dagli Stati Uniti viaggiava all'interno di 4 pacchi controllati dai doganieri. Arrestata una persona e denunciate altre 5. È morto al San Raffaele di Milano il 50enne di Agrate Brianza, colpito da malore al termine di un litigio col fratello. Armato di coltello, aveva minacciato anche i carabinieri intervenuti per sedare la lite. La questione della moschea di Crema approda in Parlamento. A portarcela è stato il parlamentare lodigiano Guido Guidesi della Lega Nord. Con una interrogazione a risposta scritta, Guidesi chiede al ministro Alfano quali misure intenda assumere il governo per evitare che la moschea possa diventare centro di propaganda dell'integralismo islamico. Incidente mortale nella notte lungo la Paullese tra Dovere e Spinodadda, per cause ancora in via di accertamento. L'auto condotta da un 27enne residente a Boffalora d'Adda si è schiantata contro il New Jersey centrale. Inutili i soccorsi. Giovani talenti in scena al San Domenico di Crema. Sabato sera il palcoscenico del teatro di Piazza Trento e Trieste farà spazio agli allievi del Conservatorio Campiani di Mantova. Saranno eseguite musiche di Mozart, Rachmaninoff, Beethoven, Chopin, Bizet e Verdi. Non è riuscito a farla franca il 38enne tossicodipendente di Crema che nella notte è penetrato nel linguistico di via Macello, sempre a Crema. I carabinieri di Romanengo lo hanno bloccato sul terrazzo dell'istituto mentre cercava di nascondersi. Aveva appena svuotato i distributori automatici, provocando danni per oltre 500 euro. Anche quest'anno saranno oltre 200 gli espositori alla Fiera di Borghetto, lo ha comunicato Diego Bonà, presidente della Proloco Borghettina, nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione. Dall'1 al 4 maggio la cittadina lodigiana si trasformerà in una vasta area espositiva a disposizione di artigiani, commercianti e ambulanti. L'impresa continuerà ad essere in primo piano, ribadito soddisfatto Vittorio Boselli, segretario di Confartigianato Imprese. Litiga con il fidanzato e vola dalla finestra, è accaduto nell'abitazione di una ragazza di 19 anni, residente a Borghetto Lodigiano. Nella caduta la giovane donna ha riportato la frattura di una gamba.
Cremona torna al centro dell'interesse europeo per quanto concerne la musica. Dal 25 al 27 aprile, infatti, la città del Torrazzo ospita l'ottava edizione del convegno dedicato ai docenti di musica in accademie e conservatori. La Tre Giorni si aprirà venerdì al Museo del Violino con una visita guidata. Domenica la giornata conclusiva al Ponchielli.